Ha due facce, la prima porge il fianco all'Udinese, la seconda difende con grinta il ruolo di quarta forza del campionato. Marino rinuncia a Quagliarella e Di Natale inizialmente in panchina, affidandosi a Floro Flores e Sanchez. L'attaccante napoletano dimostra di meritare il posto da titolare quando semina la difesa toscana per il primo gol della partita. Nella ripresa si vede un'altra Fiorentina. Mutu guida la squadra al pareggio, guadagnando e realizzando in stile Totti il rigore dell'1-1. Superfrey blinda la porta a doppia mandata contro Lukovic e Floro Flores, è l'unico acuto udinese del secondo tempo. Il palcoscenico infatti è tutto per i viola e per il ricamo di Montolivo. Il centrocampista di Caravaggio cancella tutte le critiche in una volta soltanto. Logico quindi che sia apoteosi vera, tribuna compresa, quando sulla respinta della difesa friulana il numero 18 trova ancora una volta l'angolo buono. Alla festa non può mancare Gilardino, puntuale come al solito all'appuntamento con il gol. Poco importa, se non per la prossima partita, il rosso di Comotto e il relativo rigore trasformato senza problemi da Di Natale. Con un uomo in meno la Fiorentina soffre fino in fondo, ma ritrova il morale giusto per il prossimo e decisivo impegno di Champions con il Lione.